Ciao a tutti, menù di Natale, concludiamo in bellezza con un dolce stupendo. Abbiamo pensato di realizzare un tronchetto di Natale, quindi rimaniamo proprio in super tema natalizio e vi faccio subito vedere come l'abbiamo fatto. In un pentolino andiamo a mettere la nostra farina, va bene anche l'amido di mais o la fecola di patate. Andiamo ad aggiungere lo zucchero e il cacao in polvere. Do una mescolata veloce e inizio ad aggiungere poco alla volta il latte. Il latte che andiamo a mettere sarà metà del totale, quindi in questo caso 250 ml, comunque gli ingredienti li trovate sempre scritti. Il resto lo aggiungeremo alla fine, quindi questo lo possiamo mettere sul fuoco. La nostra crema si è addensata bene, adesso possiamo aggiungere il cioccolato che io intanto ho tritato e mescoliamo. Ovviamente con il calore il cioccolato si scioglierà. E aggiungiamo il latte, come sempre, un pochino alla volta. Non preoccupatevi se qualche pezzetto di cioccolato non si scioglie perfettamente, perché poi sarà buono comunque magari prendere proprio il pezzetto che è rimasto un po' più duro, come se avessimo messo delle gocce di cioccolato. E versiamo tutto quanto in una ciotolina per farla raffreddare bene. In una ciotola andiamo a mettere le uova, aggiungiamo subito anche lo zucchero e iniziamo a sbattere. Lavoro le uova per un paio di minuti in modo da formare un composto abbastanza schiumoso. Per profumare andiamo a grattugiare la buccia di un'arancia, ovviamente non trattata. Poco alla volta andiamo ad aggiungere la farina. Potete utilizzare la farina che preferite, anche una farina senza glutine come quella di riso. E infine aggiungiamo il lievito. Adesso andiamo a versare il composto sulla carta forno. Questo vi basta per una teglia di circa 30x40 e adesso lo andiamo a spalmare. Una volta spalmato bene in uno strato sottile e abbastanza regolare, possiamo infornare a 180 gradi. Il rotolo ha cotto in forno circa 7-8 minuti, controllate spesso perché ci vuole davvero pochissimo tempo prima che bruci, quindi deve essere appena appena dorato, anzi il nostro è anche un po' troppo cotto, quindi appena lo vedete un pochino imbrunito in superficie toglietelo subito. Quindi appena uscito dal forno lo potete coprire con la pellicola oppure un panno pulito e aspettate un paio di minuti in modo che si intiepidisca appena. E ancora quindi quando sarà leggermente caldo lo possiamo andare a farcire. Vado a bagnare con qualche cucchiaio di succo d'arancia il mio pan di Spagna e andiamo ad aggiungere adesso la crema. Adesso andiamo a spalmarla, cercando di evitare di metterne troppa nella parte finale. E iniziamo ad arrotolare. Cercate di essere quanto più delicati possibile, in modo da non romperlo. Siamo pronti a questo punto per comporre il nostro tronchetto, quindi per prima cosa lo andiamo a tagliare e formare appunto la forma di un tronco. Considerate bene il piatto che utilizzerete per portarlo a tavola, quindi il piatto da portata, e poi in base a quello vi potete regolare sulla lunghezza che decidete. In ogni caso, una volta decisa bene la forma del vostro tronchetto, possiamo iniziare a ricoprirlo con il cioccolato. Noi abbiamo sciolto il cioccolato fondente, potete scioglierlo a bagnomaria o nella padella come facciamo noi, volendo anche al microonde, e lo coliamo sopra il nostro tronchetto. Con il cioccolato facciamo attenzione a coprire bene tutti quanti i punti in modo da non lasciare nulla di scoperto e guardate già che meraviglia, così diventa golosissimo. Io con una forchetta mi aiuto e do queste piccole rigate che insomma faranno proprio l'effetto della corteccia. Guardate che carino! Una volta coperto tutto quanto con il cioccolato, lo facciamo raffreddare. Io tolgo un pochino l'eccesso di cioccolato che è caduto sulla carta forno e appunto lo faccio asciugare e raffreddare all'aria.
E il nostro tronchetto è pronto, guardate che meraviglia, noi l'abbiamo decorato molto semplicemente con qualche fettina d'arancia per richiamare l'aroma all'interno. Voi ovviamente potete sbizzarrirvi e magari fare delle foglioline o delle bacche rosse con del marzapane ad esempio. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, spero soprattutto che vi sia piaciuta l'idea del menù di Natale. Lasciateci sotto nei commenti magari le vostre idee su quello che farete a Natale, che noi siamo molto curiose e ci fa sempre molto molto piacere leggervi. E io vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo con le prossime ricette. Ciao!